Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 128 di Dragon Ball Super. Ragazzi, diciamo che ancora sono un pochino raffreddato, quindi mi vedete con lo scaldacollo perché veramente senza non riesco a vivere perché mi riprende subito la gola, il naso e tutte le varie cose che ti portano l'influenza e il raffreddore in generale. Però l'episodio di oggi mi viene in aiuto. E infatti non c'è praticamente niente da dire da questo episodio. Io lo definirei come un episodio di mezzo. E infatti nel prossimo episodio vedremo il combattimento che stiamo aspettando dall'inizio del torneo del potere. E questo episodio collega quell'avvenimento con quello che è successo prima, cioè le varie eliminazioni che sono state per tutti gli universi, i restanti due universi. E quindi questo scontro finale dove in questo episodio, come abbiamo visto nella scorsa puntata delle anticipazioni, in questo episodio viene sconfitto Vegeta. Ragazzi, non ve la tiro lunga perché è inutile, diciamo, passa 10 minuti solamente a ricordare le varie cose, lui non si vuole arrendere e questo diciamo che ci fa capire che sta diventando sempre di più un essere umano normale Vegeta. E infatti vediamo che ricorda Kaba, la promessa che ha fatto a Kaba, e quindi se lo ricorda e dice no, io non mi arrenderò, va contro Jiren, Jiren gli dà un pugno e si sfinisce. Dopodiché, svenuto, pensa a Bulma, a Trunks e a Bra, va verso di Jiren, Jiren gli tira un pugno, gli fa un occhio nero e non risolve niente. All'ennesimo pugno Jiren si stanca e gliene tira uno, diciamo, decisivo. E infatti lo butta fuori dal ring. Però, mossa intelligente da parte di Vegeta, prima di cadere lascia tutte le sue energie a Goku, che era ancora messo lì veramente sfinito. Quindi Goku prende questo potere, si trasforma in Super Saiyan Blue e si scontra contro Jiren, ma non risolve niente perché sappiamo che il Super Saiyan Blue, anche al massimo del suo potere, a Jiren non gli fa assolutamente niente. Quindi viene buttato ripetutamente terra e in generale sfinito dai colpi incessanti di Jiren e all'ennesimo colpo Goku sta per essere buttato fuori dal ring dato che è al limite di un pezzetto di roccia, ma proprio in quel momento arrivano alla sua mente tutti i richiami di aiuto e di fiducia nei suoi confronti di tutti i suoi compagni. Quindi Goku proprio al millesimo, Jiren tira un pugno e Goku lo schiva, va dietro di lui, sotto forma ovviamente di Ultra Istinto. Quindi l'Ultra Istinto ritorna e Jiren dice: vabbè, dai, ti riesco a sconfiggere come ti ho sconfitto quella volta. Gli tira una raffica di pugni e Goku, ovviamente, senza nessun problema, li schiva tutti. E novità delle novità, tira un pugno a Jiren e gli riesce a fare veramente male. Quindi vuol dire che Goku, oltre all'ultra istinto difensivo che ce l'ha fatto vedere, i colpi di Jiren non lo sfiorano nemmeno, sta applicando un po' dell'ultra istinto dell'attacco. E dalle anticipazioni del prossimo episodio si trasforma. Si trasforma in qualcos'altro, acquisisce l'ultra istinto completo. Inoltre in questo episodio sentiamo dire a Yuen e il suo Kaioshin che probabilmente sbloccherà l'ultra istinto completo. Inoltre, ragazzi, vi vorrei ricordare che c'è ancora Freeze. Da qualche parte c'è Freeze, perché non è negli spalti e nessuno ha detto che è stato eliminato. Quindi c'è ancora Freeze. E per la sua presenza ancora si potrebbero fare delle supposizioni su come possa finire questo torneo del potere. Per esempio, dato che mancano 2 minuti, il tempo finisce e vince l'universo 7 perché ha due combattenti. Oppure Goku riesce a sconfiggere Jiren, o al contrario. Fatto sta che è sicura la nuova forma di Goku. E ragazzi, nelle anticipazioni non si vede quello che hanno leakato i vari giornali come Shonen Jump. Qui vedete le foto. Non si vede quel bianco, ma si vede come un bianco luminescente, come se si stesse per trasformare. Ragazzi, questa cosa l'abbiamo vista anche altre volte nelle varie trasformazioni. Per esempio, col Super Saiyan iniziano a brillare di bianco, di luce in generale, le sopracciglia e i capelli, poi per trasformarsi nella capigliatura che è il Super Saiyan. Quindi non per forza per
può avere i capelli bianchi come è stato lickato, ma almeno spero che abbia i capelli come il Super Saiyan. Magari tutta questa luce, dopodiché i capelli prendono forma come il Super Saiyan. Anche se ragazzi, io non dimentico, nella opening c'è quel Goku semi cattivo con l'aura rossa, che non può essere né quella del Super Saiyan God, dato che l'aura del Super Saiyan God è un po'... cioè, diciamo, non è così potente come viene vista nella opening, e soprattutto col Super Saiyan God non combatterebbe mai contro Jiren. E non può essere nemmeno quella del Kaioken, perché viene affiancata al Super Saiyan Blue. In più, quella del Kaioken ha un colore molto più diverso da quella che si vede nell'opening. Quindi ragazzi, io voglio Goku rosso. Il 25 febbraio proprio non andrà in onda l'episodio di Dragon Ball. Quindi ci vediamo tra 2 settimane noi e ne vedremo delle belle. Passate dal nostro canale per andare a vedere anche altri video, dalla nostra pagina Facebook e dal nostro blog. In descrizione ci sono alcuni link di Amazon dei manga che vi possiamo consigliare. Se li volete comprare, prendeteli da quel link, magari ci aiutate. Infatti, una piccola percentuale dell'acquisto che va fatto su Amazon tramite quei link andrà a noi, quindi se succede, noi sicuramente vi ringraziamo tanto. E se siete arrivati a questo punto del video, scrivete hashtag io ho i capelli bianchi, in onore del Super Saiyan che non sarà con i capelli bianchi, ragazzi. Goku rosso tutta la vita. Ciao!